Ciao ragazzi, io sono Falcone Aureo e sono qua a parlarvi un pochino di Cyberpunk in un primo video di impressioni che sarà appunto il primo di una lunga serie di contenuti che vi porterò in questi giorni e nelle prossime ore per approfondire tutti gli aspetti che potreste mai voler approfondire sul prodotto. Abbiamo iniziato con diversi video relativi alla versione PC, giocata su RTX 3080. A breve vedrete un video della versione console e in generale tutti gli approfondimenti che avrete chiesto in queste ore, tra cui anche una nuova origine per vedere le differenze stilistiche e strutturali dell'avventura, partendo da presupposti differenti rispetto a quelli corpo visti nei video dedicati a Cyberaldo. Detto ciò, parliamo un po' del tema focale che sta un po' catalizzando l'attenzione di tutti in queste prime ore di commercializzazione del prodotto, ovvero Cyberpunk 2077 è un gioco sopravvalutato? Questa è la domanda che tanti si pongono, che tanti esprimono in maniera forse fin troppo lapidaria, essendo passati solamente poche ore da quello che è il lancio ufficiale del prodotto. Io stesso ci gioco da poco. E volevo dire la mia, sulla base delle prime ore passate. Diciamo che io adesso sono nell'ordine delle, avrò fatto tra tutte le versioni un 10-12 ore, e che dovrete vedere poi chiaramente nei prossimi giorni. Io faccio veramente fatica a comprendere la necessità così rapida di valutare un prodotto che dovrà essere valutato sulla base di quello che offrirà nella sua interezza. Mai come in questo caso ci troviamo di fronte a un gioco che dovrà essere veramente compreso, approfondito e studiato. Parola forte, ma che, credetemi, si addice al tipo di prodotto. Perché Cyberpunk è un gioco di ruolo. Profondo, strutturato, ben scritto, che era la cosa che a me interessava maggiormente, almeno da queste prime ore la sensazione è quella, in cui si pensa tanto. Si spara anche, ma si pensa tanto. C'è tanta gente che si è lamentata e si sta lamentando qui e altrove del fatto che si parli troppo. Ragazzi, come si è tentato di far passare nei mesi che hanno preceduto la release, questo non è GTA nel futuro. Questo è un gioco di ruolo che nasce da un qualcosa di ben definito, che è il gioco di Cyberpunk, e che diventa videogioco. È un gioco di ruolo. Quindi è normale che si parli, che si debba parlare, che si debba valutare, pensare e riflettere nel corso di un'avventura che però ha anche una forte componente action. Ma è un gioco di ruolo, non è GTA. Di conseguenza, le accuse di struttura noiosa faccio fatica a concepirle perché partono da un presupposto sbagliato, cioè delle attese irrealistiche. È un gioco di ruolo. Discorso bug, che è un'altra delle cose, lo sapevamo. Bene o male, tutti quelli che hanno parlato e hanno provato il gioco nei mesi precedenti al lancio hanno fatto notare che il gioco avrebbe avuto diversi bug, e così è, l'abbiamo visto anche noi. Non ci sono dei bug, almeno io non ho sperimentato per ora dei bug che fossero game breaking, cioè che mi avessero costretto magari a ricominciare o addirittura a dover ricaricare dei salvataggi per poter completare certe attività, ma ci sono, non escludo che possano esserci anche nella mia partita. È un qualcosa che sicuramente doveva essere evitato. Ed è un qualcosa che ci spiega a posteriori i motivi per cui il gioco è stato rimandato così tante volte. Hanno cercato evidentemente di mettere una pezza ovunque fosse possibile. Ma, così come per prodotti Bethesda, mondi open world così complessi portano con sé diversi bug. Non è una scusante, una spiegazione. Che qua, ragazzi, che si faccia apparire il sottoscritto come uno che spinge il gioco perché c'ha impicci. Io non ho nessun tipo di sponsorizzazione. Ne parlo da persona che desidera parlarne semplicemente perché ha piacere di condividere con voi le sue opinioni, come faccio con qualsiasi altro prodotto. Ve lo ripeto ancora. Io quando vengo sponsorizzato per dei contenuti, a parte che non sono mai di critica i contenuti che tratto, su cui accetto una sponsorizzazione, ma c'è sempre la DV. Ok? Se non c'è, io vuol dire per legge, ragazzi, è così. Se no, ok. Detto ciò, tornando a noi, Cyberpunk è un prodotto controverso. Perché chiaramente ha un sacco di problemi, specialmente in questa fase e specialmente su console di vecchia generazione. È un prodotto troppo grande, troppo imponente, troppo complesso, forse, per delle console
non all'altezza della sua dimensione. L'errore forse è stato proprio quello, lanciarlo su console di vecchia generazione, ma ne parleremo in un altro video. Oggi vorrei soffermarmi su Cyberpunk, il gioco che ha ricevuto voti fantasmagorici e che adesso sta venendo controbilanciato con delle critiche ferocissime da parte di una fetta della community nostra, ma anche in generale dei videogiocatori tutti. E trovo che queste critiche siano in parte prevedibili, in parte lecite, perché è chiaro, alcuni bug fanno sorridere, alcuni bug rovinano un po' l'atmosfera, però quello che poi dicevo anche in prelancio, ancora prima di provarlo Cyberpunk, non vorrei che si facesse passare in secondo piano il valore della produzione rispetto a dei limiti potenzialmente marginali. Cioè, che un personaggio mi cammini dentro a un armadietto mentre esce dalla stanza mi fa sorridere, mi rompe un po' il pathos, ma non mi rovina l'esperienza ludica e ruolistica, che è ottima a prescindere. Semplicemente perché io da Cyberpunk, come vi dicevo, cerco quello, cerco un'esperienza ruolistica che mi faccia sentire protagonista di quello che faccio. Poi è chiaro che alcune sequenze sono rivedibili e mi auguro che vengano riviste, e così sarà conoscendo CD Projekt. Insomma, con The Witcher in fondo è successa un po' la stessa cosa, col tempo hanno aggiustato. È chiaro, tutti vorremmo tutto perfetto all'inizio, al lancio, però far passare il messaggio, come poi ho letto qui e altrove, che Cyberpunk sia un gioco sopravvalutato, in realtà mediocre, che non ha niente di particolare, mi sembra eccessivo. Mi sembra un po' eccessivo, ragazzi, specialmente nell'epoca in cui certi giochi effettivamente mediocri vengono elevati a capolavori assoluti. Voglio dire, ragazzi, torniamo con i piedi un po' per terra, respiriamo, prendiamo ossigeno e ragioniamo. Cioè, se Cyberpunk è un gioco mediocre nelle intenzioni, nella forma, tanto vale cambia hobby, lo dico sinceramente. Cioè, Cyberpunk è un gioco strutturalmente notevole nelle intenzioni, nel design, con un'atmosfera incredibile, e lo confermo. L'atmosfera di Cyberpunk è incredibile, e chi dice il contrario mente sapendo di mentire. È un gioco che riesce ad avvolgerti, a proporti veramente qualcosa di molto credibile a livello urbano. Le luci, come è strutturata la città, come si muove, come si vive la città. Ho delle remore per quanto riguarda l'IA, grande e annoso problema che sembra caratterizzare tutte le più grosse produzioni di quest'ultimo periodo. Ma voglio approfondire, chiaramente, studiarmi un po' di più la situazione. Vi parlo sulla base delle prime impressioni. L'IA è probabilmente un problema, un limite, così come lo è stato per giochi come Assassin's Creed Valhalla, così come lo è stato per Watch Dogs Legion, così come lo è un po' dappertutto nell'ultimo anno. Io non riesco a vedere prodotti con IA fantasmagoriche, per cui non capisco perché adesso debba essere un problema solo per Cyberpunk, quando è un problema generalizzato che riguarda questo periodo storico e un'industria che sembra non riuscire ad andare oltre un certo punto in termini di IA. Ed è necessario che invece venga fatto nell'immediato futuro. Mi auguro che l'obiettivo primario di tutte le aziende sia quello di proporre IA più credibili. Però, ragazzi, Cyberpunk, che è un gioco di ruolo, in termini di scrittura, libertà decisionale e situazioni, sulla base di quello che ho visto, è un gioco notevole, che soddisferà in pieno tutti gli amanti dei giochi di ruolo. È normale che se io vado in Cyberpunk e mi aspetto il gameplay di COD, magari rimarrò deluso. Anche se, pure in termini di gameplay, io tutte queste remore o problematiche non ne ho riscontrate. Ma ripeto, non è quello il focus dell'esperienza. Il focus dell'esperienza è la componente ruolistica, e quella non mi sembra affatto mediocre, anzi. Però, ripeto, ne parleremo, approfondiremo il discorso con video speciali, eccetera. Tutto ciò che vorrete, chiedete e lo facciamo. Però, quantomeno partiamo dai giusti presupposti. Perché se non si parte dai giusti presupposti è complicato poi affrontare un discorso che sia sereno, ci si possa confrontare anche da posizioni contrapposte. Perché se è chiaro che se io dico una cosa sulla base di quello che sto provando e la risposta è lo dite tutti quanti perché... Ragazzi, me conoscete. Non mi pare di aver mai, insomma,
indorato alcuna pillola e mi ha creato un sacco di problemi, lo sapete, questo mio modo di lavorare. Per cui se dico che una cosa mi ha colpito è perché ci credo. Poi potete non essere d'accordo, ma benissimo. Io non vedevo vendere niente, perché non ho interessi economici in mezzo. Il mio unico interesse è, come poi dico sempre, fare un servizio a voi. E cercare di farvi comprendere bene ciò per cui potreste voler spendere i vostri soldi. Poi sta a voi decidere se comprarlo o non comprarlo. A me non mi entra niente in tasca. A me mentre la tasca si ascoltate quello che faccio, quello che dico, se ci confrontiamo lì, il mio lavoro è quello, ragazzi. Per cui, fatemi sapere, parliamone serenamente, sulla base delle proprie impressioni, perché almeno non è un problema se uno mi dice, oh, a me fa schifo. Benissimo, parliamone, argomentiamo, confrontiamoci, è anche bello confrontarsi. Certo, chi ne parla, avendoci giocato su PS4 standard, posso capire che sia avvelenato, perché effettivamente non è che sia... così, ecco, particolarmente. Io su PS4 non l'ho provato, l'ho solo visto. Lo sto provando su console, e su console next gen fa la sua porca figura, devo dire. Su console old gen, un po' meno, ecco. Comunque, ragazzi, ne parleremo. Io per adesso ci tenevo a darvi una prima, così, farinata, semplicemente per affrontare il discorso. Poi chiaramente faremo tutte le valutazioni del caso. Vi porterò un video solamente per quanto riguarda la versione old gen, così da parlare anche di quella. Insomma, però ripeto, se avete richieste è il momento di farle, perché io adesso posso veramente soddisfare tutte le vostre curiosità, tutte le i vostri dubbi, qualsiasi cosa vogliate si può fare. Fatemelo sapere. Raga, un abbraccio grande e noi ci vediamo alla prossima.